solo comenzando se acelera el pulso. Sí, oh yeah. Scenario che è Piazza San Martino, sei carica? Assolutamente, carichissima. Luca, come vivi questo grande ritorno? Bene, pomeriggio è stasera, però insomma dai, adesso noi ci scaldiamo e ancora, ancora Luca Maffei, prego! Ringrazio Emanuela, ringrazio l'associazione
del signor Mandoli. E bellissima serata, sono contento di essere qui e spero di portare quello che di solito faccio in tele anche qua da voi. Ok, allora iniziamo subito. Stefano Bellina, you
Nessuno estone poi, non c'è mai tristezza qui. E brillo di finestra, non so che cosa sia quel piccolo calore mai provato in vita mia. Fondo, cos'è quel vischio appeso lì? E sì, si baciano così. E poi le storie col balcone, le castagne, qualche gioco, come mai? Cos'è? Cos'è? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia, mi sembra gioia, sembra il mondo, se sono in fiamme a fare, chi sta? Oddio, e c'è, o giù si doglie giù, perché di mostri non ce n'è. No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di paura, i bimbi dormono sicuri nei letti. I mostri non ci sono e gli incubi mai più, e tutto sembra bello come un cielo sempre blu. Io sento il dolce suono di canzoni intorno a me, profumo di biscotti, odore di felicità. È qui il posto dove io vorrei restare per magia. Vorrei scaldare il cuore e vivere, adesso voglio vivere. Io voglio, sì, la voglio, sì, la voglio, e lo farò, io lo saprò, io lo saprò. Thank you.
Vivi è il numero uno, lei. Grazie ragazzi, grazie ancora. Quindi ci siamo quasi ragazzi, alla mezzanotte, ancora qualche minuto, in compagnia del DJ Luca Maffei. Prego Stefano. Intanto grazie a tutti, anche se non era facile ballare qui sul palco, ci siamo divertiti, spero sia piaciuto anche a voi. E volevo ricordarvi che a gennaio uscirà il videoclip in tele di G-Tune, che a lui noi siamo i ballerini. Ciao Luca! Intanto grazie per essere qua, è una grandissima emozione. Sono davvero contento del lavoro che abbiamo fatto questo Capodanno e sono ancora più contento di passare questa ultima mezz'ora del 2017 insieme a voi. Quindi adesso voglio sentire la vostra voce! Quindi ogni anno a Lucca le feste di Capodanno in piazza hanno un titolo che si lega al numero del nuovo anno e quest'anno si intitola 2018 perché, pensate, è la 20ª edizione. Quindi ancora un po' di musica per aspettare la mezzanotte con il DJ Luca Maffei. Vi dico due parole sole, non sono mie, sono di un santo grande che voleva bene a Gesù, San Francesco, che aveva questo saluto augurale e lo passo a voi. Pace e bene. Questo è il 2018 per tutti voi e per tutti. Grazie per la festa. E adesso al professor Alessandro Tabellini, buonasera. Credo che quello che ha detto il vescovo valga anche per me. Quindi un 2018 di pace, di bene e di serenità. Speriamo, con le difficoltà che abbiamo, ma ce la faremo in ogni caso. Buona festa, buon anno, buon 2018. Dai che ci siamo pronti a festeggiare! Facciamo attenzione, tutti insieme la musica. Ci siamo ragazzi, avvicinatevi tutti al centro, avvicinatevi allora, tutti quanti. Allora mancano 30 secondi, Manuela, allora, vi ricordo facciamo. Il Brindisi gratuito qui alla mia sinistra dove c'è la pagoda, il Brindisi gratuito. E allora ci siamo. Ok, 17, 16, 15, 14, 13,
In Francia con lo spettacolo Les Italiens per la regia di Gilbert Rivier come migliore attore. Nel 2009 ha esordito come regista. Molto legato a Lucca, memorabile è stata la sua interpretazione di Donaldo May in occasione della cerimonia pubblica del 72esimo anniversario della morte del sacerdote. Quest'anno ha portato in giro per l'Italia la sua autobiografia di un pittore fascista di Giulio Salerno. Il premio lucchese dell'anno è il riconoscimento della città nei confronti di un giovane attore lucchese per le sue grandi doti artistiche, con l'augurio di continuare a emozionarsi e a emozionare gli altri con la sua opera. Secondo lucchese dell'anno è Simone Bianchi. Dopo aver lavorato per editori italiani ed europei dell'illustrazione del fumetto, dal 2000 lavora in esclusiva per la Marvel, realizzando più di 200 copertine per le maggiori testate della Casa delle Idee. Nel 2008 ha disegnato i costumi di X-Men, nel 2015 ha disegnato un intero numero e tre copertine di Star Wars. Quest'anno ha
realizzato magnifiche copertine di Tex per la Bonelli Editore. I suoi lavori sono esposti nei settori dedicati all'arte contemporanea dei più significativi musei del mondo. Il premio Lucchese dell'anno 2017 è il riconoscimento della città di Lucca nei confronti di Simone per il suo straordinario talento, con l'augurio di continuare a lavorare con successo nel meraviglioso mondo dell'illustrazione e del fumetto. Simone Bianchi. Simone Bianchi, benvenuto! Ti consegniamo il nostro premio e ancora tanti auguri. Il terzo lucchese dell'anno è Andrea Lanfi, un giovane atleta e campione paralimpico colpito da una grave malattia, ha saputo superare le difficoltà e ha continuato a praticare l'atletica leggera raggiungendo i massimi livelli europei e mondiali. È il primo atleta uomo italiano della storia a correre a seguito di una doppia amputazione agli arti inferiori sotto i 12 secondi i 100 metri piano. Andrea è detentore dei record italiani nella categoria T43 su tutte le distanze praticate, 100 metri, 200 e 400 metri piano. Nel 2016 ha fatto il suo esordio in maglia nazionale ai campionati europei paralimpici di Grosseto, ottenendo un nuovo record italiano e la medaglia di bronzo nella staffetta 4x100. Il premio lucchese dell'anno 2017 è riconoscimento della città di Lucca nei confronti di Andrea per le sue straordinarie doti sportive ed umane, con l'augurio di raggiungere e superare tutti i traguardi che si pone nella vita e nello sport. Ecco. Dell'anno è Piero Avanti, medico referente del progetto Codice Rosa, attivato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Il Codice Rosa si affianca ai codici di gravità per identificare un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini, anziani e persone discriminate. Il Codice Rosa opera nella rete territoriale di contrasto alla violenza di genere e in sinergia con il Centro Antiviolenza e con enti e istituzioni che seguono le direttive nazionali e internazionali date in tal senso. La dottoressa Avanti ha operato validissimamente in questo contesto. Il premio Lucchese dell'anno 2017 è il riconoscimento alla sua attività meritoria per il fondamentale, costante lavoro sul territorio del Comune di Lucca in un momento come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da un preoccupante aumento dei casi di violenza, in particolare nei confronti delle donne. Piero Avanti non c'è, glielo daremo quando tornerà. Grazie. Grazie professore Alessandro Tambellini, grazie mille, e adesso possiamo idea del bassista Samuele Santi. La band si occupa fin dalle origini di dance music anni 80 e 90, un genere musicale che coinvolge più generazioni. I componenti della band, tutti provenienti da Lucca: Benedetta Capecchi, voce ed effetti, Mirko
Matteucci alla batteria. Signore e signori, i God Five! Ci siamo? Yeah.